Ciao ragazze, spero che stiate bene e oggi voglio fare un trucco che ancora non so bene come verrà fuori usando questo nuovo fondotinta che ho comprato, che è un po' più scuro di quello che ho di solito. Ho comprato anche la cipria. Allora, questo è il Fit Me di Maybelline. Guardate la differenza con il mio solito fondotinta della MAC, e questo è più scuro, l'ho preso più scuro perché mi sono abbronzata, quindi vediamo se riesco a, insomma, niente cerone, lo sfumerò un bel po' per vedere se appunto va bene, adesso che sono un po' più abbronzata sulle mani, però non mi andava di avere qui il pallidume e poi le mani e le braccia più scure. Le mie gambe sono ancora più chiare, tipo di una mozzarella, però visto che mi sono abbronzata le braccia non mi piaceva poi la faccia pallida e le braccia scure, quindi ho preso questo. Vediamo se riesco a far sembrare la pelle di questo colore. E poi ho preso questa cipria della Rimmel Stay Matte, anche questa è più scura della mia che ho della MAC, perché appunto volevo, sembra più, molto più chiara. Poi vediamo, non l'ho ancora provato, quindi facciamo diciamo una prima impressione. Allora, tanto lo apro. Prima di tutto comincio a mettere questa crema dell'Avenil, che ha un odore buonissimo, e bio. Che buona! Ha un odore buonissimo al latte avena. Che la metto. Penso che in teoria con un fondotinta più scuro mi si dovrebbero vedere meno le occhiaie. E la cosa non è per niente male, insomma. Quando ero piccola mi abbronzavo molto, cioè diventavo tutta scura. Però andavo al mare tutti gli anni, poi ho cominciato circa 10 anni fa a non andare più al mare. E quindi mi abbronzo solo più sulle braccia e sulla schiena. Stavo 2 settimane al mare, quindi avevo, cioè mi scurivo tutta. Poi non andandoci più non mi sono mai più abbronzata. Ok, comincio subito con il fondotinta, quindi non so se bisogna scuoterlo, beh, io lo scuoto e mi metto un po'. Sì, allora intanto è molto molto più liquido di quello della MAC. Uso questo pennello che l'ho appena lavato, quindi è bagnato. Vediamo. Praticamente il pennello me l'ha mangiato tutto. Però vedo già che è più scuro, non so se riuscite a notarlo anche voi. Più scuro. Sì. Comunque chiaramente andrò anche a sfumarlo giù per il collo. Mi leggo un po' ciuffo. Qua. Orecchie, io ho sempre le orecchie rosse, quindi vediamo se sono bene. Però allora, come impressione mi piace, credo che abbia una potenza media e non ce l'ho qui perché, però che dite, mi diventa un po'. Allora, il risultato non mi sembra male. Ovvio che adesso mi sembro scurissima. Quando ero più piccola, più giovane, parlo più o meno di circa una decina d'anni fa, anche prima, praticamente io compravo sempre il fondotinta più chiaro, ma non c'era mai il mio colore, perché anche di questo qui io, è quello che ho trovato più chiaro, però non è il più chiaro. Questo è il 120, parte se non sbaglio da 100, cioè 100, 105, 110, 115. E questo è Classic Ivory.
quindi compravo il più chiaro, che comunque era più scuro, però lo mettevo fino a qui. Non vi dico. Ho delle foto che devo vedere dove sono, ma... cioè... poi ero bionda platino, se la trovo ve la metto. Ero bionda platino. Ero più magra, però, c'è da dire questo. Ero bionda platino, quindi immaginate la striscia qui, qui, cioè qui, mettevo qui io. E ho continuato a truccarmi così fino a qualche anno fa. Andavo a lavorare lavoravo in un call center, quindi comunque un ufficio, conciata in quello stato, immaginate che cosa era. Poi ho smesso di truccarmi, ho detto lasciamo stare, poi vabbè, mi sono appassionata, ma ho imparato. Insomma, non faccio più erroracci di quel tipo, ma neanche se sono ubriaca. Allora, direi che l'ho sfumato abbastanza, non trovo tanta differenza, forse un po', però non mettendomi mai maglie scollate, qui non mi abbronzo quasi mai, però l'importante è che non ci sia lo stacco. Niente stacco. Ok, ora metto il correttore, che in teoria, essendo bianco molto chiaro, dovrebbe risaltare di più. Uso questo della Wycon. Io mi sento un mulatto adesso, non sono abituata a essere così scura, però è molto liquido, infatti da sfumare è molto più facile di quello che ho della MAC. Come riuscite a vedere, non so se riuscite, ma credo di non aver bisogno del correttore, quello arancione per le occhiaie, perché questo, essendo più scuro, me le ha, direi, coperte egregiamente. Ok, ora proviamo la cipria. Allora, prendo un pennello, perché devo lavare praticamente tutti i pennelli, quindi prendo quello meno zozzo. Comunque, allora, il fondotinta l'ho pagato 12 euro e la cipria 7,90, se non sbaglio. Vi dirò che non mi dispiace per niente questo effetto, non mi dispiace per niente. Ok, devo lavorarlo un po' più qua sotto sul collo, però devo dire che mi piace abbastanza. Ok, ora vediamo se per il contouring va sempre bene questo. Comunque, fare un trucco abbastanza semplice, perché più che altro volevo provare il fondotinta. Vorrei tenere gli occhi più naturali e mettere un bel rossetto fucsia magari. Ok, e metto anche un po' di terra, questa qui, per scaldare ancora un po'. Ok, mettiamo subito il blush e ne uso uno fucsia. Uso questo qua. Faccio le sopracciglia. Metto il primer e uso, per far veloce, questo della Moi. Poi credo che utilizzerò questa palette di colori naturali della Zoeva. Poi comincio a prendere questo colore qua, che si chiama Soft and Sexy, e lo metto nella piega dell'occhio. Poi prendo il colore più chiaro, First Love, che è un colore panna, e lo vado a mettere qua sotto.
E poi prendo Smooth Harmony, questo sembra tipo un marroncino oro, e lo metto qua, su tutta la palpebra mobile. Questo è anche shimmer, è un po' dorato, proprio abbastanza estivo, devo dire. Riprendo questo panna e lo metto all'inizio dell'occhio. Molto veloce, ma voglio dire molto grazioso. Ora voglio mettere l'eyeliner, quindi uso questo e uso il pennellino che ho lavato apposta. Ne ho lavati due, ho lavato quello del fondotinta e quello dell'eyeliner. Uso questo pennellino. Ok, linea semplicissima e abbastanza veloce, e metto il mascara. Ok, e passo alle labbra. Non so se mettere il numero 20 di Kate Moss, scocciamolo qui. Di Rimmel Kate Moss oppure il Candy Yum Yum di MAC. Questo è il Candy Yum Yum e questo, no, penso che prenderò quello di Kate Moss, che è questo qua. Mettiamolo. Carino. Lo tampono solo un po' perché così non mi piace molto, cioè tolgo diciamo l'eccesso. E quindi ragazzi, questo è il trucco finito. Allora, devo dire che questo fondotinta mi è piaciuto molto. Se lo trovassi più chiaro lo comprerei e lo utilizzerei nel mio immenso pallidume. Però devo dire che funziona abbastanza, direi. Non si vede nessuna striscia, non potrei forse passare proprio per abbronzata, così, comunque per anche carnagione. Appunto, la carnagione è un po' più scura, mette un casino in risalto questi rossetti molto potenti. Non ho messo l'illuminante, ma direi che non ce n'è bisogno perché qui me lo sto guardando dalla videocamera, sono abbastanza, diciamo, glowy. No, devo dire che mi piace, sono contenta di questi acquisti. E anche la cipria è davvero matte, ho proprio la pelle matte. E spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, ditemi se sto meglio pallida o un po' più, insomma, colorata, un po' più non cadaverica come sempre. Se non siete iscritti e vi è piaciuto il video, iscrivetevi, spolliciate e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!